Parliamo ancora di storia e degli 85 anni della casa di Mladá Boleslav nella Repubblica Ceca, ovvero Škoda. Infatti il 2010 è un anno particolarmente ricco di celebrazioni per la casa automobilistica ceca. Grazie a una tradizione ultracentenaria, le cui origini risalgono addirittura al 1895, nel corso dei decenni sono state tante le tappe significative che hanno contribuito ad arricchire la storia del marchio. La marca ceca celebra quest'anno gli 85 anni dalla fusione con la Škoda Plzeň, un accordo che le ha consentito di acquisire la propria denominazione attuale e l'innovativo logo con la freccia alata. Questa partnership strategica è durata fino al 1945, anno in cui il governo ceco decise di statalizzare l'azienda, interrompendo di fatto la collaborazione tra il costruttore automobilistico di Mladá Boleslav e il complesso industriale di Pilsen. La storia racconta che il 20 luglio 1925 la Laurin and Klement di Mladá Boleslav raggiunse l'accordo per la fusione con l'azienda di Pilsen. Grazie a questo passo, l'attività del reparto automobilistico della Škoda a Pilsen, operativo già dal 1919, si sviluppò sensibilmente. In seguito alla firma della partnership, ebbe inizio la produzione del prestigioso modello Hispano-Suiza e una profonda modernizzazione dell'impianto consentì alla Škoda di avviare la produzione in serie, lanciando così altre nuove vetture. Il marchio indipendente L&K, Laurin and Klement, dal nome dei fondatori dell'odierna Škoda, fu definitivamente rimosso dai registri della società nel mese di dicembre 1925, ma il suo logo continuò a spiccare sulla calandra delle nuove vetture per diversi anni, parallelamente all'introduzione del nuovo logo con la freccia alata. Nel corso dei decenni sono stati molti i modelli di successo firmati Škoda, tra questi uno dei più apprezzati è senza dubbio la 110R. La produzione di questa vettura ebbe inizio nel 1970. L'auto fu progettata e assemblata nello stabilimento di Kvasinì, che in quegli anni, dopo l'accorpamento alla Škoda, divenne specializzato nella produzione di piccole serie di vetture, sia quelle destinate ai clienti, sia quelle sportive, fra cui la Felicia. Nel novembre del 1967, la direzione dell'azienda approvò la produzione di una nuova coupé e il primo prototipo fu assemblato il 31 marzo 1968. L'auto fu successivamente presentata al pubblico in occasione della Fiera di Brno, dal 5 al 14 settembre 1970. La Škoda 110R Coupé si basava sulla serie 100-110, eredi dei modelli 1000-1100 MB, la cui produzione era iniziata un anno prima, nel 1969. Caratterizzata da un design esclusivo che sottolineava la sua sportività, la Škoda 110R Coupé era dotata di un propulsore da 1100 cm3 in grado di erogare 62 cavalli contro i 53 cavalli della versione berlina. La piattaforma 110R fu successivamente utilizzata per dar vita a diverse vetture sportive. Nel 1974 la Škoda costruì tre prototipi che furono usati come base di partenza per la produzione della 130 RS, un modello sportivo di grande successo. L'ultima 110R Coupé fu assemblata a Kvasinì il 30 dicembre 1980. E ora vediamo un servizio che riguarda la Škoda con la storia del suo logo della freccia alata. Parla Giorgio Colombo, che è il direttore marketing di Škoda Italia. Sono Giorgio Colombo, responsabile marketing di Škoda. Volevo parlare del logo. Il logo Skoda è una freccia alata, non tutti sicuramente se ne saranno accorti, è una freccia alata che ha un'origine molto lontana. Skoda è un marchio che nasce nel 1895 per volontà di due fondatori che furono i signori Laurin e Klement, che hanno iniziato con la produzione di biciclette e poi sono passati dal 1905 alla produzione di automobili. Il logo, dicevo, il marchio Skoda nasce proprio come freccia alata dalla passione di queste persone per gli indiani di America.
America. Infatti è una freccia alata, è una freccia, proprio una freccia d'arco, quelle che venivano tirate con gli archi dagli indiani, sormontata da un copricapo da capo tribù di una tribù di indiani d'America, di indiani nativi d'America. Quindi una freccia alata che porta a essere tirata e lanciata verso l'alto e a raggiungere, ovviamente, ce l'auguriamo, dei successi in tutto il mondo. È un nome e la pronuncia esatta, mi dicono gli amici della Repubblica Ceca, è Škoda, con la S, poiché quella freccetta sopra è cosiddetta Acek, ci porta a pronunciare il termine in questo modo, Škoda, e la parola sembra sia una parola che ha un'origine nel termine peccato, un po' come dire in tedesco Schade, quindi peccato, ovviamente un peccato come un peccato di gola, un peccato che ci porta ad apprezzare, a volere, a desiderare fortemente qualcosa come un prodotto Škoda, anzi Škoda.